Ma buonasera ragazzi, bentrovati. Eccoci su Fire Emblem Three Houses, Blue Lions in corso. E siamo quasi alla fine del mese. Siamo quasi alla fine del mese. Oggi il nostro obiettivo è quello di finirlo questo mese, quindi arrivare all'inizio del prossimo e quindi fare sempre e suddividere i mesi in prima live di esplorazione e seconda live di battaglie e battaglia finale. Ce ne saranno delle belle questo mese, perché se non ricordo male, questa dovrebbe essere la battaglia in cui si riuniscono tutti quanti i nostri simpaticissimi personaggi, ovvero una riunione di classe fra Claude, Dimitri e Edelgard. Vediamo se questo è il capitolo. Poi abbiamo anche il compleanno di Shamir, ci prenderemo un bel tè con la ragazza. E quindi noi, ciancio alle bande, bando alle ciance, buonasera Xanx, ben trovato. Cominciamo questo nostro percorso. Invece di fare l'Explora, il 71% delle persone ha fatto Explora il 22 del mese 3, ma noi facciamo battaglia come non ci fosse un domani. Quindi noi faremo la leggenda del lago come battaglia e faremo anche i mercanti vogliono sicurezza. Cominceremo con la leggenda del lago, che è quella più pregna, quindi iniziamo subito in maniera convinta, cazzuta, questa cosa. Prima però di iniziare vorrei un attimino andare al mercato e sistemare un po', no forgia, ripariamo un po' di armi perché ne abbiamo usate. Ora, lei non ne ha bisogno in realtà, perché comunque sia. Lui un po' l'arco di ferro lo sistemiamo. Perché Dimitri ha l'arco? Perché stiamo cercando di farlo accedere alla classe del cavaliere arco, quello a cavallo, perché probabilmente impara delle abilità utili per la sua classe finale, che è poi quella che adesso è il Grand Lord. Lui gli tagliamo la spada, yes. Facciamo un po' di riparo generale. L'amico mio che cosa ha bisogno? La lancia no, ce l'ha tutto quanto a posto, va bene. Mercedes non ha bisogno di niente. Ingrid, la lancia d'acciaio, decisamente sì. Mi sa che la Luine. Ah, la Luine la possiamo riparare, perfetto. Perfetto, ottimo. Lui, mia, la mazza. La mazza, gliela ripariamo pure a lui. Linhart non ci interessa. Petra, amica mia. L'arco d'argento lo ripariamo e ripariamo anche la spada. Spero che mi sentiate ragazzi perché non sto parlando molto forte, non mi sento molto bene quindi probabilmente un po' si sente la voce calante, ma pazienza. E poi per il resto mi pare che ci siamo. Yuri! Yuri! Ritorniamo con la nostra spada d'argento bellissima. E niente, per il resto siamo così. Esame api. Oddio, apipertei? Ci vuole il. No, il volo. Ci vuole l'equitazione. Io ci provo, ragazzi. Ci proviamo. Ci proviamo. Facciamo un salvello e ci proviamo. Facciamo un salvello e ci proviamo. Facciamo un salvello e ci proviamo. 74% è buono. Oppure no, ci proviamo poco prima di finire il mese, dai. Dai, ce la possiamo farci. Poi facciamo un'altra cosa, facciamo gestione unità, strumenti, perché ho visto che ha lo schifo. Spada d'acciaio, unguento, glielo possiamo togliere tanto alla pozione, lo scudo di Seiros lo possiamo inviare. Lui arco e lancia, va bene. Sì, questa la teniamo. Questa direi proprio che la teniamo. Spada d'acciaio, anello della preghiera, va bene, tu non ci interessi. Spada arrugginita la possiamo togliere. Attiviamo la lancia d'acciaio e togliamo quest'altra. Lei va bene così. Lancia d'acciaio, ok, e via tutto. Lui attiviamo la lascia d'acciaio e togliamo la polvere di spirito. Lui non ci interessa. Petra. Lo scudo antimago non ti interessa in realtà, quindi lo puoi dare. Lisitea, la lancia, gliela possiamo dare a chi la usa.
E poi abbiamo Yuri, che è strapieno di roba, sicuramente. Esatto. Spada d'argento la teniamo e anzi la attiviamo. Lascia di ferro è la lama letale. Anche se la lama letale su di lui è molto bella, molto figa. Fatto questo, possiamo andare a fare quello che dobbiamo fare. Quindi, no esplora e battaglia. E andiamo, la leggenda del lago. Senza segno e patrimonio di famiglia, per Leoni non è facile ottenere equipaggiamento di qualità. Linhart le racconta di un'arma sacra che tutti possono brandire. Voi lo sapete che ora adesso avremo Linhart e Leoni che dovranno stare tipo indietro rispetto agli altri che andranno avanti, giusto? Penso che abbiate capito. Abbiamo due zavorre in questa battaglia. よし、我ながらうまくできたな。やあ、レオニー、何してるの？道具袋に穴が開いちまったから、当て布をな。ほら、うまいもんだろ。穴を塞ぐという目的について言えば、達成できているように見えなくもないかな。Magari chiede aiuto la prossima volta. 穴を塞ぐという目的が全てなんだからいいんだよこれで。それにしても継ぎはぎだらけだね。汚れてるし匂うし、さすがにどうかと思うよ。匂う？そうかな。耐久性の面から考えても。いや、いや。実家からの仕送りはないの？ないよそんなの。それどころか、こっちとら村に借金のある身だからね。なんせ村中の金をかき集めなきゃ士官学校には入れなかったからな。La retta è molto cara?同盟料じゃ学校だけじゃなくて貴族にも金を払わないと推薦してもらえないんだよ。平民に生まれちまえば借金でもしなきゃ自由に学ぶこともできない。馬鹿げた話さ。貴族様がどんだけ偉いんだか知らないが。あ、リンハルトも貴族か。悪い悪い。残念ながら、紋章を宿す血筋であれば偉いという扱いなんだよ。文句は紋章を貴族に配った女神様にどうぞ。配ったって、あんたも貴族だろ。散々な物言いだな。ところで、生粋の平民である君におすすめの武器があるんだけど。なんだよ急に。高いもんは買わないぞ。商人から買うわけじゃないよ。君が見つければただで君のものになる。ただって金はいらないってことか？よし教えてくれ。セイロス教の死聖人の一人聖インデッハにまつわる伝承なんだけど。どうした？早く続きを話せよ。急に眠気が。おい、しっかりしろ。気になるだろ。もうちょい情報吐いてから寝ろ。紋章持ちじゃなくても使える。聖なる武器がポータテスコに。もう限界。トータテスコだな。よし、行くぞ、先生。Perché io? なんで意外そうな顔をするんだよ。可愛い生徒を助けたくないのか？Adorabili? 私とリンハルトだよ。すこぶる可愛いだろうが。僕はいいよ。あんたがいなきゃ探しようがないだろ。湖まで私と先生で担いで行ってやる。Non è che abbia molta voglia di portarlo. きついか？じゃあ他にも暇そうなやつを誘って交代で担いでもいいぞ。一緒に来てくれるよな、先生。Oh, e va bene. よし、じゃあすぐに出発だ。お代不要の聖なる武器が私を待ってる。Demandiamo a Big Ruff di portare Linhart in braccio. Ok, cominciamo la nostra battaglia.
Sperando che non sia troppo difficile, visto che avremo appunto due zavorre. Senti, cosa giù le mani dall'indoro prima che ti arrivi uno scaglienere in faccia. Esatto, Lisitea non è molto felice di questa accoppiata in generale. Però comunque l'ha toccata molto piano, devo dire, Linhart. A una plebea come te potrebbe servire. Proprio a cacarla, poverina. Però comunque. Allora, ge no gestione, dobbiamo fare unità, grazie. Unità, lo sapevo io. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, che zozzeria. Allora, innanzitutto mettiamo a Yuri la sua API, a Bait gli mettiamo il Cyril nazionale. E vabbè, Lisitea ce l'ha distante l'Inet, quindi al massimo possiamo fare. Che possiamo fare? E Constance si va con Ingrid in questo momento. Ok, va bene. Fatto questo, mi stanno bene. Mi dispiace lasciare Ferdinand fuori, però purtroppo mi hanno fregato. Mi hanno fregato. Vabbè, ha già Lisi, no? Sì, vabbè, è normale, cioè Linhart è di Lisi. E anzi, spero che questo modo in cui sto facendo le coppie senza far arrivare a determinati supporti aiuti quel tipo di relazione. Per me è un campo nuovo, ragazzi, perché io la prima run ho sbagliato tutte le relazioni, non so come ho fatto, francamente. Allora, vi dico solo che Mercedes era finita con Ashe, non so come sia finita con Ashe Mercedes, però va bene lo stesso. Allora, fatto questo. Fatto questo, sulla mappa io direi che il mio boys me lo metti qua vicino, l'amore mio. Linhart vuole rimanere là dietro e quindi mettiamo loro due qua dietro e la danzatrice qua. Perfetto. Direi un pompatti lo possiamo fare. なんだっけ？古城の神殿とは風流じゃないか。それにどうやら番犬がいるようだぞ。番犬とは我のことか。うわ、あの魔獣、喋った。想像し、力なき者はこの地より去るがいい。Ok. 私たち実は探し物が。なんじらの望みは分かっておる。叶えたくば、我が試練を乗り越えよ。やっぱりそうなるか。もう帰りたい。さあ、進むぞ。霧でよく見えないが、魔獣殿を目指して進軍開始だ。Abbiamo messo Lisi perché ci serve per fargli tenere d'occhio Leoni. Sì, diciamo che è proprio messa proprio al centro, tra le altre cose. Destino vuole che Lisitea sia messa al centro tra Linhart e Leoni, che rimarranno opportunamente indietro. Sappiatelo, che Linhart e Leoni rimarranno là dietro. Detto questo, adesso dobbiamo un po' fare qualcosa, perché allora qua dietro non c'è niente, quindi ecco. Vado veloce, ragazzi. Quanto è gnocca? Petra è veramente molto gnocca. Guarda quanto è intelligente. Unguento, va bene, può servire. Allora, loro vanno di qua. Ne mandiamo quattro qua. Quindi anche lei va insieme al suo bello. No, perché l'ho fatto? Scusate.
Pensavo di aver premuto attendi, invece no. Ok. Rifornimenti, ci prendiamo una bella chiave cassa che dovrebbe essere qua. Chiave porta e chiave cassa, prendi e la apriamo. Un'ascia leggera, va bene, ce la possiamo accollare. Qua c'è un'altra cassa che deve essere aperta, qua ce n'è un'altra, Dio santo, quante ce ne sono. E da questa parte invece non ci sta un tubone, non ci sta un tubone. Però noi, ovviamente, per non saper né leggere né scrivere, mandiamo anche il nostro bello. Ehi là, il nostro bello che ha fatto spuntare due stronzi, Shyam e Zeta. Perfetto. Li ammazziamo così questi, eh? Con le nostre maghe. Bene. Siccome ho paura che possa spuntare qualcuno da qua, attendiamo qua. Chi deve muoversi? Ah, Linhart, ok. Linhart può stare qua. Un soldato che morirà di contrattacco e flagello. Ok. Perfetto. Un altro che vuole fare la stessa fine. Bravi. Beilita 44. Straforte. Tra l'altro questo vestito mi piace tantissimo, il sapiente. Ecco, sapevo che c'era qualcuno. Vai Sylvain, vai carro armato. Mai carro armato. Ok, mi sta bene. Lei va avanti. Ok, perfetto. Lei se ne va dal suo bello. La farei aspettare anche lei qui. Non la faccio avanzare troppo. Anche se lei deve andare verso un'altra parte. Mi servono tutti quanti da quella parte. Mi servono tutti da quella parte. Quindi avanzeranno da questa parte. Ho bisogno che arrivino da quella parte loro. Loro se ne possono stare qui a cianciare e a parlare. Allora. Yuri, tu devi essere rapido. Mamma quanto è bello Yuri comunque. Veramente, veramente bello Yuri. Non c'è potenza, non c'è potenza ragazzi. Non c'è alcuna potenza, alcuna. Danza. Perfetto. Facciamogli aumentare i cuoricini a questi due. Ok. No, col tuono, con la spada d'acciaio, grazie. Il nostro Felix. Ha la Luin attivata quell'altra, devo togliergli la Luin. Perfetto. Sì, ma attaccate Dimitri, ragazzi. Buonasera, Inner Rose, ben trovato. È apparso un nuovo nemico. Più la battaglia si prolunga, più i nemici appariranno. Avanza velocemente. Non ti preoccupare, tutta pexpi utile. Perfetto. Tutta dell'ottima pexpi. Ok. Avanziamo. Acrobazia. Yes, la. Ah, devo, posso saltare su uno di loro. Invece no, non facciamo questo.
avanziamo semplicemente. Ora gli facciamo prendere una chiave cassa anche a Cicina Pasticcina. Loro rimangono qui, gli ho detto tu te ne vai qua. Perfetto, e anche Lisitea e la nostra carissima Mercedes fa la stessa cosa. Vabbè, loro vogliono decedere. Perfetto. Perfetto. 39 Sylvain, che schifo non ci fa. Ok, sempre contro Bayleth, lo vogliono. Buonasera Vale, ben trovato. Perfetto. Allora tu strumenti, no strumenti, rifornimenti, scambi questa con una bella chiave cassa, al solito, e la apri. Oro XL. Ascia arrugginita, vabbè. Voi andate da questa parte. Dimitri, tu vai verso il centro, va? Tu avanzi. Dunque, c'è un bel lenimento sul nostro boys. Sono tanto carini loro, mi piacciono veramente assai. Ah, bene. Lisitea, è pane per i tuoi denti, amica mia. Uno sciame Z che gli fai scordare anche come si chiama e da dove è venuto, grazie. Grandissima, polvere di spirito. Megoyans. E finiamo così. La Luwin, mannaggia, vabbè, si può riparare, dai. Che cosa? Oh no. Oh no. Oh no. Vabbè, dobbiamo sbrigarci. E ora facciamo spostare anche i ragazzi a questo punto. Ok. Tu avanzi da questa parte. Tu vai assieme a lui. Tu avanza. Avanza di qua, va. Aspetta. Avanza di qua. Bayleth fa altrettantico. Perfetto. Mentre qua avanzino. Lisitea che distrugge tutti. Sylvain è l'avanza scoperta e quell'altra che killa praticamente. Perfetto, allora siccome non mi piacete voi qua messi da soli, avanzate da questa parte, va? Va bene. Bene. Quanto è cupo Sylvain, da grande. Bene. Fatto questo, direi, Sylvain, prendi questa e attendi. Va benissimo. Attendi. Ascia arrugginita, va bene. Lei purtroppo avanza molto lentamente, ma ci arriviamo lo stesso a curarlo. Il nostro obiettivo è quello. Dunque, poi facciamo da questa parte, apriamo la cassa. Metallo d'ombra, insomma. Meno male che lui si muove due volte ad oro. Ok.
Beh, io direi che è arrivato il momento. È arrivato il momento? Allora, Dimitri, amore mio. Dimitri, amore mio. Balliamo. Arigate. Non mi toccare a Dimitri perché ti distruggo la famiglia, ti distruggo. Truppa d'assalto, così catalizziamo, attenzione. Guardateli, marito e moglie, futuri marito e moglie. Tutto sono belli. Cyril al 20, 27, no, 28, 27. Ok, catalizza tutta l'attenzione su di me, stronzo. Ti attacco con la Luin. No, con la lancia, direi. Ok, la tua attenzione è sempre mia, quindi va bene così. In alto nel monte. Chi deve muoversi? Nessuno. Vai, fine. Uno. Wow. Wow, quanto male. Aio. Che male. What the fuck? Grafica. Mamma mia! Hai visto l'incarnazione di Sotis? L'hai vista? Te la faccio rivedere l'incarnazione di Sotis. Maremma? Maremma! Allora, cominciamo. Mi faccio sempre lo stesso. Mamma mia, Felix! Va di Felix! Mamma mia, Ingrid! Vai, incattiviti, ragazzi, dovete essere incattiviti. Dovete essere incattiviti come pochi. Spada d'argento mi conviene. Per quanto. Va bene. Attacca. Sì, mi piace questa cosa. Perfetto. Comando A, fantastico. Vorrei fare un lenimento sul principe Dimitri. Ok. Che non ha apprezzato, però vabbè, lo stesso. Ok. Lo ammazziamo, ce la facciamo? We can do it in the morning? Forse. Livello 28 Cyril. Mi piace. Perfetto. Manca l'ultima, ragazzi. L'ultimo colpo e glielo facciamo dare. Danza. Ah. Faccio un'altra volta la truppa d'assalto così attiro sempre su di me. Guarda Cyril che si mette lì in mezzo ad attaccare. L'inamovibile.
Bene, vediamo ora che menate mi dà. Esatto. Ok, pensavo peggio, pensavo molto peggio. Allora, sto tipo non ha capito che ora muore. Questo tipo non l'ha proprio capito, secondo me. Però non per mano di Sylvain, proprio... Non ti meriti nemmeno Sylvain. Allora, io penso che... Madonna, non gli faccio niente. Non gli faccio niente. Non sperato. Aurora gli faccio 4. Proviamoci. Un triplone. Bene. Ah, Legida, ecco perché. Per quanto. Madonna mia, non gli faccio niente. Una magia, please. Una magia. Non gli faccio niente. Non me lo ricordavo così forte. Mietta. Ribagliamo. Sto usando volutamente la spada della creazione suprema, ragazzi, perché almeno qualche cosina gliela facciamo, forse. Non abbastanza. Non abbastanza. Allora, voi vi allontanate perché non potete fare niente. Ah, lui non si può allontanare, perfetto. Perfetto, Dimitri, tu, amore mio, non conviene manco che attacchi. Attendi. La tartaruga è bella tosta, sì, abbastanza. Non l'avevo notato! Brava! Uno, va bene lo stesso. Brava Petra, che hai schivato il colpo. Brava! Oh, che palle. Ok, ora è finita. Ora vi trancio. Ora ti trancio, Tattanuve. Ora ti trancio. Vai, Linhart. Il tuo momento di gloria, Linhart. Capito il momento di gloria di Linhart? Ah. Scusate, mi sta vibrando il telefono. Mi silenzio un secondo il microfono, arrivo subito. Ariechime, scusate. Mi stanno comprando delle cose, quindi mi arriveranno delle foto che dovrò vedere. Nel frattempo che famo. Allora, tu allontanati. Maria! Scaglie nere T. Abisso! Abisso, ragazzi! Guardate, guardate l'Isitea! Guardate come questa tattanuga si inchina davanti all'Isitea, ragazzi.
State vedendo come si inchina davanti all'Isitea questa tattanuga? E lo sapete che vi dico? Amica mia, danza! Danza per l'Isitea, danza per la morte della tattanuga! Boia! Va, ragazzi. L'Isitea. Un applauso per l'Isitea. ちょっと黙って、レオニー。この神殿のどこかに聖印伝派の請求、尽きざる者があるはずです。それを、この人に譲ってもらえませんか？汝らは我が請求にふさわしき力を示した。その望み、叶えてやろう。 Se Lizzie non ha la lode, allora è tutto un magna magna. Ha ucciso più Belit, Xanx. Purtroppo la lode non va a chi sconfigge il nemico più forte, ma a chi ha ucciso di più. Belit ha contrastato tutti, obiettivamente. Obiettivamente. Quindi, andiamo. Hai completato con successo un appendice e hai ottenuto un battaglione. I religiosi di Herving. I pattugliatori Sawin. E basta. Bene. Salviamo, ovviamente. Ovviamente, perfetto. Nel frattempo ho fatto le mie scelte qui sul telefonino. うん。こんなに素晴らしい弓は今まで見たことがないよ。だけど本当に私がこれを使ってもいいのかな。いいんじゃない？苦労して手に入れたんだから。そうなんだけど。先生、一旦預かってくれないかな。ペルケイよ。この弓は半端者が持っちゃいけない弓だ。私は そう思う。私がこれからもっと成長して自分の力に納得できるようになるまではこれを持つ資格がない気がするんだ。だから今は先生に託したい。カピシコ。ありがとう、先生。手伝ってくれたみんなにも感謝、感謝だ。リンハルト、あんたもありがとな。無理やり連れて行って悪かったけどさ。 あんたみたいのも貴族にいるってだけで貴族を嫌いにならずにいられるよ。よく意味は分からないけど褒め言葉だね、きっと。礼を言うよ。さてと、早速訓練でもしに行くかな。半人前は日々これ精進。もう十分あの弓に見合った力は持ってると思うんだけど。 せっかく成人と戦ってまで手に入れたのに、変な人ですね、レオニーは。グランファティーガ。ん、サント？あれ？戦ったのは成人じゃなくて成獣か。いや、どっちでもいいですけど。あ、僕には使わせてくださいね、その弓。英雄の遺産とまではいかなくても、なかなか面白いものでしょ？紋章との関係がどの進路で影響し、 武器の力を発揮させ。疲れたから後にしようっと。おやすみなさい。Sempre a dormire, Linhart. L'inestinguibile. Sempre a dormire, Linhart. Allora, facciamo adesso la missioncina di Gilberto
Elimina i banditi dalla strada per proteggere i mercanti, così dal mese prossimo si spargerà la voce e sentendosi più sicuri ci saranno più mercanti a visitare il monastero. E poi torniamo al monastero, consegniamo la missione, finiamo quasi subito in realtà il tempo, fra virgolette, del monastero, facciamo solamente qualche cibaria varia. Hai detto Froberto? No, ora l'ho detto Froberto. Hai trovato Froberto? Hai trovato il Frobo? Il Ribid? Allora, unità, togliamo Leoni e Linhart, Ferdinando, vieni, amico mio. Ah, ne posso mettere un altro. Interesting maneuver. Ci proviamo, vai, Cyril. Poi, no, Yuri. No, stavo scherzando, c'è Yuri. Stavo molto scherzando io. Dovete capire. Vai ancora con la Senzei e Ferdinando con la sua bella mappa. Va bene, loro due vanno bene qua e va bene così. Pompatti! No, per fortuna. Pensavo che parlando ne avessi trovato Roberto, invece no. Siamo molto veloci in questa, eh? Proprio dobbiamo essere lesti, ma lesti lesti, eh? Quindi non farò grossi commenti della battaglia, anche perché è una battaglia molto semplice, come vedete. Guarda quanto è bella di ste. La forza non ti interessa proprio niente, la forza, però vabbè. Perfetto. Ah, prendi questo per quanto ascia di ferro. Vai avanti. Ci arrivi? No, troppe persone che vanno ad attaccare lei, quindi la mettiamo qua. Allora, tu prendi questo. Manti d'arma, vabbè. Guardate, il nostro Sylvain. Strabello il ragazzo. Ok, prego, fate del vostro peggio. Se ce la fate. Se la sono proprio presa con Sylvain. Bravo, Ferdinando. Cosa? Che hai detto? Perfetto, allora io direi di fare questa cosa. Dimitri vuole sangue e noi glielo daremo. Perfetto. Anche Yuri vuole il suo sangue, vuole il suo tributo e lo avrà. Madonna mia. I vicini che non sanno alzare le sedie, fantastico comunque. Lenimento. Mi farei vedere i miei gatti che sono messi tutti e due nel letto, qui con me. Sono tanto carini i miei gatti. Mister Catto. Allora. Vabbè.
Io direi che potete rimanere qua dietro, anche perché non penso che tu possa attaccare lui. Sì, invece. Bene. I catti, esatto. Esattamente, c'è la cattina e il catto crasso. Il chonky boy. Bailey, tu stai indietro, perché tanto non è che serve molto che tu faccia chissà che cosa. Bene. Bene. Ah, c'è sempre quello, vabbè. Ora lo ammazziamo con Bailey a questo punto. Vabbè. Facciamo fare il 29 a Cyril, che tra poco dovrà camminare con le sue gambe. Ok. Felix non è felice di quel colpo. Perfetto. Colpo di grazia di Dimitri. Quanto sei buono, porco Giuda, ma è bellissimo Dimitri. Mannaggia. Mannaggia. Lode al nostro Ferdinand. Perfetto. È stata molto rapida e indolore. Salviamo. Adesso ci attende un po' di studio. Lo studio, e tra le altre cose, per lo studio io devo prendere sempre quel file che mi scordo sempre di aprire prima di iniziare la live, che giustamente anche questo fa parte del gioco. E anzi, non vorrei parlare, ma non sto andando male oggi. Non vorrei parlare anzitempo. Allora, sì, manuale ragazzi, manuale, sempre manuale. Istruzione. Allora, Dimitri ovviamente non lo possiamo fare, cominciamo da Mercedes. Merci. Merci. Sono io che me la sono persa, Merci? Sì, probabilmente. E calla. Oddio. Ci siamo sul Lancia C. Manca equitazione livello A. E possiamo farle fare lo scatto di classe. L'equitazione quanto c'hai, amica mia? C più. Ok. E poi facciamo. Volevo fare la nostra Happy, che deve fare anche lei l'equitazione. Per quanto, poverina. Cyril, facciamo un po' di volo, amico mio. Sì. Sono un po' punti sprecati, ragazzi, lo ben capisco, però abbiate pazienza. Facciamo comando C per Petra. Non ci arriviamo. Sylvain. Che ti faccio fare, Sylvain? Stai da Dio, che ti faccio fare più? Felix, anche tu stai da Dio. Comando molto basso, vabbè. Male. Critica. Ah, bravo. Così ti voglio, reattivo. Loda. Bravo, reattivo, così ti voglio. Mi sono una sgridata che cosa fa fare. E Yuri, l'ultimo Yuri. Yuri, tesoro della mia vita. Fai d'arco, è la cosa che ti manca. A livello A. Va bene. Detto questo, mi pare che istruzione non ce ne abbiamo più punti, fatto. Allora. Hello, Vivi del Brookte. Ben trovato. Spero di aver letto bene il tuo nickname, che mi stanno un po' ballando gli occhi. Fatto questo, gli incarichi di gruppo siamo sempre su quello, quindi inizia l'esercitazione.
Io non ho grandi talenti naturali e l'unica cosa che mi viene bene è pregare la dea, ma forse proprio studiando fede troverò il mio ruolo nel mondo. Ma già la stai studiando, quindi no. Giorno 25. Sì, andiamo a trovare Cyril, dai, ci possiamo andare. きれいにきれいに。ここにもゴミ。Si lavora solo, eh? 先生か。大聖堂はセイロス教にとって大事な場所だから、念入りに掃除しないと。修道士の人たちも掃除はしてるけど、目立つところしかきれいにしないんです。細かいところは僕が目を光らせておかないとね。Sei credente? え？別に信じてませんよ。女神様のこともよく知らないし、レア様もいつか興味を持ったらでいいって言ってたから。でも、レア様が大事にしてるものは僕も大事にしたいし、レア様がきれいにしておきたいって場所はちゃんときれいにしてあげたいんです。先生だってそう思わないの？あんなにレア様に気に入られてたのに。Ora non esageriamo. Come va? Ho visto che streami spesso 3 ore. Hai giocato solo questo o anche altri della serie? Allora, altri della serie in live? No, avevo cominciato su YouTube il Shadow Dragon per 3DS, ma l'ho interrotto semplicemente perché c'è stato un periodo di buio prima di approdare poi su Twitch. Ne ho giocati diversi della serie. Ho cominciato con Awakening e me ne sono andata a recuperare un po', quindi più o meno sono avvezza a Fire Emblem. Ovviamente non ho fatto solo questo, ci sono anche altri videogame. Se poi vorrai andartene a recuperare, troverai tutto ricaricato su YouTube. Ora non esageriamo. Sensei, レア様がどれだけすごい人か、ちゃんと分かってますか？ホドラ中のたくさんの信徒のために、毎日一生懸命お祈りしてたし、すっごく忙しいのに、信徒の相談もできるだけ聞いてあげてたし、ルミール村で親を亡くした子供たちだって、ほっとけないからって教団で引き取って。とにかく、レア様は優しいんです。信徒の人たちみんなのお母さんみたいな。だからみんなにも慕われてて。Cyril, io non vorrei dirtelo, io non ho detto che è una cattiva persona, Rea. Ho semplicemente detto che se mi dice pulisci la terra, non per forza io lustro e faccio per devozione. Cioè, capisci a me, Cyril, però vabbè, è così. やっぱり知らなかったんですね。先生は僕なんかよりもレア様に気に入られてたかもしれないけど、レア様のことは僕の方がたくさん知ってるんですからね。ここでは僕の方が先輩なんですから、偉そうにしないでほしいな。Amico mio, meno gelosia! Meno gelosia! Ah, ok, io sto cercando di costruire una community di Fire Emblem con tutti i fan possibili. Stiamo anche sviluppando la prima romanza italiana. Se vuoi entrare, ti lascio il link in privato. Rea Sama, esatto. Allora, guarda, Vivider Brookst, io purtroppo non ho tempo di seguire progetti in questo momento perché lavoro, quindi non ho proprio tempo. Se eventualmente sviluppate questa cosa e me la vorrei far provare, tanto di guadagnato, sono disponibile in questo. Ma non volevo! そっか、偉そうにはしてないか。じゃあいいですけど。Ok, tutto pieno, così. Facciamo un bel tè. La calma prima della tempesta, ragazzi. Eh? Compleanno di Shamir, organizziamo un bel tè. Gli portiamo un bel tè ai frutti del sud. Gusto forte e inebriante.
来ないわけにはな。ho fedeltà. Io mangerei anche un bombolone là sotto, però. Fai tu, Shamir. Parliamo. Devo ringraziarti. Cosa aspiri a diventare? Il doppiaggio giapponese è oro. Non lo cambierei per niente al mondo. Come valuti una persona? Elogio. Io e Shamir andiamo molto d'accordo, ragazzi. Io e Shamir andiamo molto d'accordo. Allora, ok. Vorrei poter parlare con te. Oddio, non stavo proprio guardando i tuoi guanti, Shamir, però, io non te lo vorrei dire, non vorrei essere molto, come dire, molto cattiva in questo, però, non stavo guardando esattamente i guanti, però, vabbè, i guanti, soprattutto, i guanti, scusate, il naso chiuso. Vuoi terminare l'incontro? Sì. Ciao, Shamir, nel frattempo beviamo. Gli occhi sono qua su, esatto, esattamente. Fatemi un lavoro perfetto. Beh, vabbè. La rapidità. Perfetto. La rapidità con la quale siete intervenuti è stata fondamentale. Dal momento che useremo questo posto come base, è di cruciale importanza proteggerlo al meglio delle nostre possibilità. Certo, Shamir, i guanti, così si chiamano, vero Vale? Esattamente, ragazzi. I guanti. Allora, io farei il seminario a sto punto. A sto punto farei il seminario. Intanto salviamo. Per non sapere né leggere né scrivere. Cioè, sostegno penso che non ci sia molto altro da fare. Perché con Dimitri per ora non possiamo far niente. Con le donzelle non facciamo là. Nemmeno con Ingrid, mi dispiace. Mercedes, hai qualcun altro? Con Felix non farai la A, perché no. Con Ferdinand, neanche meno. Ingrid, con Dimitri per ora non si può fare niente. Con Yuri non devi fare assolutamente niente. Non è. Linhart. Con Api, vabbè, parliamo. この布を使いなよ。ほら、突っ立ってたら風邪ひくよ。紅茶でも入れてくるからさ。 え? いや、雨の日に紅茶なんて久しぶりな気がするよ。悪くはないね。雨とか関係あるの? ハピはお茶自体そんなしないけど。本を読みたくならない?雨だと。まあ、雨じゃなくても読むかも。で、 読書してると本に夢中になって紅茶が冷めちゃうからね。入れる意味がないというか。だから雨の日の紅茶が久しぶりなんだよ。あ、ありがとね、紅茶。それから髪とかも拭けたし。めっちゃ意外だったけど。意外って何が?何って君じゃん。なんか態度違いすぎない?
いつもめんどくさそうにしててさ、ハピには近寄りもしないし。そりゃそうでしょう。僕は武闘派じゃないんだよ。いきなり戦いになりでもしたら邪魔になるよ。だから距離を取らないと。戦いって？ハピがため息つくかもって思ってんの。リンもやっぱそういう。あれ？じゃあ結局なんで違うの？違うって何が？君もう少し言葉を出せないかな。だからなんでそんな優しくすんの？吹かせてくれたりお茶くれたりさ。ハピが食堂に入ってきた時、他の子なんか目も合わせないでさーって離れてったよ。だからなんだけど、よう儚なんだ君が。ため息をつくかもしれないよね。そんなことになったら大惨事だよ。防ぐためならこの程度なんでもないって。あ、そう。つまり自分のためってわけね。やたら世話を焼くし手際もいいし、思ってた君と違ってびっくりしちゃった。ま、びっくりするのは自由だけどね。僕が君の想像に従う必要もないわけで。もちろん君が僕の危険な予想に従ってため息をつきそうになる必要もないよ。何言ってるかよくわからないけど、変わってるね君。Api mi sta piacendo ogni dialogo di più. Non la conoscevo così bene. Mi sta veramente piacendo tanto. Grande Api. Con Ferdinand magari non fai niente, amica mia. Elisitea. Con Felix no petit. E basta, perché Yuri poi può fare solamente con Ingrid. Va bene. Yuri è di Api. Sappiatelo. Allora, salviamo. Anzi, prima di salvare, facciamo al solito gestione unità. Sistemiamo nuovamente gli strumenti, così poi ce li troviamo puliti nella prossima battaglia. Che odio avere 25.500 cose che non mi servono negli equipaggiamenti, sono un fastidio. Ascia di ferro per esempio a lei non serve, visite a polvere di spirito la possiamo togliere. Va bene. Loro non mi interessano. Esatto, lui sì. Oggetto segreto in via. Va bene. Ma in realtà anche una lancia potrebbe anche prendersela, eh? Per dire. Ok, fatto questo, salviamo. Pronti per i reset? Spero che voi siate pronti per i reset. Intanto Mercy, ci puoi diventare già? No, non me lo fai manco vedere il Cavaliere Sacro. Non me lo fai nemmeno vedere. Perché non abbiamo sigilli master? Esatto, perché non abbiamo sigilli master? Siete un po' dei pezzi di merda. Non ho un sigillo master. Vabbè. Facciamo Api. Api, per favore, hai 74% per diventare la favolosa Valchiria che sei. Al negozio presto no, non ci sono purtroppo, Vale. Li otterremo, penso. Ci proviamo. Nel caso resettiamo se non va, eh. Dai, dai, Api. Bravissima. Guardatela quanto è bella. Grandissima, Api. Sì, che passi a questa classe. Grandissima, Api. Un applauso, Api. Brava. Detto questo, Cirillo. Grande il mio Cirillo. Visto che anche tu devi piano piano aumentare, andiamo con il lottatore, perché io voglio che, amico mio, tu diventi un bellissimo Lord Wyvern. Perché da come mi hanno detto lo calcola inizio mese, sì, praticamente sì.
Sì, passiamo a questa classe, grazie. In realtà potremmo anche migliorare un po' l'Inart, perché ho visto che l'Inart se la cavicchia. Quindi l'Inarto lo facciamo diventare... Io lo farei diventare mago oscuro, ragazzi. Io lo farei diventare mago oscuro. Perché sì. Compensa tua moglie, bravo. E per il resto mi pare che abbiamo finito. Non mi pare che stavamo allenando chissà chi altri. No, abbiamo finito. Vabbè. L'ok, anzi no, aspettate, Dimitri. Dimitri non lo può fare il cavaliere. È spuntato in realtà, però 31% ancora ne ha di latte da bere. O come si dice da me, di latte da sucare. Si dice così. Salviamo, risalviamo. Facciamo un seminario e andiamo direttamente alla battaglia. Quindi seminario. Non c'è qualcuno che fa l'equitazione, vero? Siete dei figli della trota. Siete dei grandissimi figli di una trota. Lo sappiate questo, vero? Volo? Sì! Ah, no, però non c'è cosa. Non c'è Mercedes tra i partecipanti, mannaggia tutto. Non c'è Mercedes. Quindi non ha molto senso tutto questo. Non ha molto senso. Vabbè, Sylvain, gli facciamo aumentare la lancia a Mercedes, è l'unica cosa che possiamo fare, dai. Guardalo quanto è bello, come il sole. Ok, perfetto, è tempo, ragazzi. Sakihodo, tesatsga modorimashita. Yahari, kanari no kazu no teikokuhei ga tsumete iru to no koto. Sou ka, teki mo sore nari no sonae o shite iru toiu koto da na. Nan de arou to. Non dovresti parlare così. Na. Omae wa jibun kara subete o ubatta mono tachi ga zaiyak kan mo idakazu nou nou to ikite iru no o mano atari ni shite eiki de irareru no ka? 5 nen mae ジェラルトとの殺した女をお前は許せないと思わなかったのか。違うはずだ。許せないと思ったから、お前は剣を取り、奴らを追ったのだろう。はい、ラジョン。そういうことだ。俺もお前も変わらない。スポーサミ。好きな奴だな。 正気を失った猪と言葉を交わして得るものはあったか。エリクス。この時世だ。ドイツもこいつも家族や友人の一人や二人失っている。だがな、皆その怒りや悲しみを殺して日々を生きている。なぜだと思う？ Perché non ha senso. Sono Toria. Daga kono otoko wa tada imi mo naku shitai no ue ni shitai o tsumiagete iru. Felix. Omae wa shisha o itami tomerau koto ni sae imi o motomeru no ka? Ha. Hontou ni
手遅れもいいところだな。覚えておけ先生、軍の全員がこの馬鹿に同情してここまで来たわけじゃない。帝国が本気で憎い奴もいれば、教団の連中のような奴らもいる。ふん、瓦解するのもまあ時間の問題だろうな。おいこら、無駄口を叩くのもそこまでにしておけバカ息子。本当にあんたはこううるさい。出撃の支度が整いました。みな、あとは号令を待つのみです。そうか。ならばすぐに出るぞ。時が惜しい。は、我らファーガス騎士の盛況さ、帝国の軟弱者どもに見せてやりましょう。Ora, sentire Felix che dice noi abbiamo represso la nostra rabbia quando è il più incazzato di tutti non è molto credibile. Siete d'accordo con me su questa cosa? Gli voglio un gran bene a Felix, nonostante sia un po' un chiodino nel culino, però detto da lui, diciamo che la tamboride. Incarico. Siete pronti? Dopo aver respinto l'impero, il tuo gruppo pianifica l'avanzata, ma prima di tutto bisogna conquistare l'importante nodo strategico del Gran Ponte di Myrddin sul fiume Ayrmid, che separa l'impero dall'alleanza. Siete pronti? Perché io penso che rivedremo tutti quanti. La grande riunione, secondo me. Il famoso kill every last one of them is near. テート・アンバルを目指す王国軍はオグマ山脈東方を迂回し同盟領を通過して南下する新軍路を選択する。新帝国派の同盟諸侯グロスタール家領を通過するため反帝国派の筆頭リーガン家の当主クロードに協力を要請。クロードにグロスタール家の兵力を引きつけてもらう約束を取り付けると同盟領と帝国領を分かつアミッド大河を越えるべくミルディン大橋へと軍を進めた。Due belli. I due belli di questo gioco, ragazzi. Mi piacciono entrambi. Però il bello impossibile come dire, sparano sulla Croce Rossa. Quindi il bello misterioso ha una marcia in più. Battaglia al Gran Ponte. Non è questa! Non è questa la battaglia della Reunion. Fuck, ero convinta. Non è questa. E vabbè, vabbè. Allora, Begit, portati l'amico nostro. Constance, tu vai sempre con Ferdinando. E Api, vai con Yuri. Yuri. Allora, mappa. Loro due vicini mi sta benissimo. Loro due vicini, loro due sono vicini. E Lisitea. Ok. Ladislava. Piccolo insight. Che potrebbe essere uno spoiler, quindi io chiedo a chi non vuole spoiler di silenziarsi. E quando toglierò il segnalino da Ladislava vuol dire che è finito lo spoiler, quindi staccate, specialmente Vale, tu se non vuoi spoiler ti consiglio di silenziare un attimo. È una piccola curiosità, ma può essere spoiler comunque. Ditemi appena avete fatto, se posso parlare. Vado, perfetto. In questa battaglia, nella mia prima run, io ho usato i cervi dorati. Sono riuscita a reclutare tutti, tranne... no, scusate, ho sbagliato io.
Fermatevi, non riattivate le cose, rimettete giù. Non ho salvato un'unica persona, ovvero Ferdinand. Me lo ritrovavo contro in questa battaglia. Non vi dico altro. Finito spoiler. Cominciamo. A me non importa dello spoiler, sì, magari a Vale sì. Questo ho detto un attimino. Combattiamo. Non ho spoilerato fino alla fine, però vi ho fatto capire, vi ho fatto intendere. Madonna, quanto è incazzato! È incazzato come una iena, mi piace un bot! Adoro! Io lo adoro, ragazzi, pazienza. Mi hanno fatto un personaggio che adoro. Noi andiamo da questa parte, così li prendiamo da questa parte loro. Tu vai qua e attendi, ti porti la favella. Avanziamo noi da questa parte. Stai qui, perfetto. Yuri, andiamo qua. Va bene. Va bene. Fine delle telefonate e dello spoiler, esatto. Perfetto. Giustamente il corazzato è più difficile da abbattere con una spadina. Non è un problema. Dudu! Dudu è vivo! Dudu, ma sei tutto smicchiato, che è successo? Dudu! He's back from war! Dudu! Mi hai mancato, Dudu! Dudu, mi hai mancato tanto! Che livello sei? 20, meh! Sei livello 20 però, Dudu! Che cacchio! Io ti ci faccio provare, ma... Io ti ci faccio provare, però, Dudu, sei livello 20. Non te lo vorrei dire, infatti. Te lo vorrei dire che sei scarso come la merda, però te lo devo dire. Nessuno può battere l'uomo del pilastro tranne Joseph. Allora, tu aspetta qua. Aurora. Amica mia. Amica mia, con chi stai parlando? Apino. Happy Party. Lui è un uomo morto che cammina. Brava Lizzie. Veniteci. Torideを守る敵を手早く片付け、ここを制圧してしまいましょうか。
Deve preoccupare, ora lo facciamo. Mare, che dovete fare? Loatevi proprio. Dudu, tu stai qui e io ti lascio indietro perché non... Oh. Da questa parte ci deve andare Baelit, ok? Buona sapersi. Ah, sono alleati, sì, sono... è l'alleanza! È l'alleanza! Non farlo. Gran pezzo di merda, ora ti faccio fuori. Mo ti faccio fuori e ti faccio pure male. Ippo? Sylvain non perdona. Sylvain spugna la fortezza. Aspetta, aspetta. Io ce l'avevo Lorenz. Non è possibile, ragazzi. Io Lorenz ce l'avevo nella squadra. O forse no. Ma io l'ho preso Lorenz, non si era unita nella classe. Ragazzi, sono confusa. Sono molto confusa. Sono tanto confusa, aiuto. Aiuto perché sono confusa. Io ce l'avevo. Aspetta, gli mando avanti Baelit. Vediamo se ci può parlare. Vediamo se ci può parlare. Mannaggia. Ok. Cioè, mi ricordo che proprio era una delle cose che non mi andava giù il fatto che io avessi preso chicco di riso, quindi... No, ragazzi, ammazziamolo male, no. Dopo tutta la fatica per prenderlo, scusate, però. Vi voglio bene, ma dopo tutta la fatica, no. Sa da salvare, in qualche modo. Usiamo la ruin. Ok. Acheron. Cinque secondi fa hai detto il contrario. Acheron. Ok. Perfetto. Ragazzi, scusate il silenzio, sono rimasta scioccata. Sono veramente rimasta scioccata. Non mi aspettavo che
ci fosse l'amico nostro lì, francamente. Non è durato manco un turno. Esatto. Esattamente, ragazzi. La bellezza. Io no, io non attacco però. Anzi, in realtà questo... Io attendo. Mi spiace, io attendo. Ok. No, ok, fai l'assalto, va bene. Abbiamo espugnato la fortezza, eh? Ora che la fortezza è stata conquistata, è stato impedito l'arrivo di nuovi rinforzi nemici. Bravo Ferdinando. Il tradimento, Lorenz si punisce con la pena capitale. Madonna quanto siete cattivi però, raga. Siete proprio cattivi. Merda. Mi hanno bloccato Baylit. Mi hanno bloccato Baylit. Però noi possiamo fare una bella cosa. Nonostante tutto, vai qui. Quanto più vicina possibile a Baylit, grazie. Ok. No, non è, non è. Mettiti qua davanti. Stanno prendendo lui, sì. Ok, attendi. Lorenz, però, che palle. Che gran figlio di buona madre che sei. Ma da quando non c'è più nella squadra? Io manco l'ho notato, perché giustamente non usandolo. No, vabbè, ho fatto finta, ho sbagliato, vabbè. Bravo, continua con la truppa d'assalto, va benissimo, Lorenz, bravo. Continua a fare cazzate, bravo. Così ti voglio. Forse è arbitrario, non lo so ragazzi. Io non ci ho fatto proprio caso che, era, che mancava proprio dalla squadra. Vi giuro che non ci ho fatto caso. Non ve lo sto dicendo per sbaglio. Ve lo giuro. Non lo sapevo. No però, porca puttana però, eh. Porca di quella vacca sozza, maledetta. Lei non ci arriva, vero? No. E invece sì. E invece sì, amici miei, che ci arriva. Bravo, Ferdinand. Bravo, bravo, bravo. Bravo. No, ragazzi, perché non ci posso parlare? Ragazzi, non ci posso parlare. Mi sa che allora che hai scriptato che debba arrivarci qui, Lorenz.
Mi sa che ci debba gravare qui, no, Lorenz. A questo punto è l'unica. È l'unica. Ci sto rimanendo male, sappiatelo che ci sto rimanendo male. È destino. No, non dovrebbe essere destino, ragazzi, è sbagliata sta cosa, sappiatelo. Va bene. Amore mio, vai qua. Avanziamo con tutti quelli che abbiamo. Ci sto rimanendo troppo male, ragazzi. Ci sto rimanendo troppo male. No, non voglio segnalibro, fine. Ci sto rimanendo troppo male, raga. Se voglio avere salva la vita. Perché se vuoi avere salva la vita? Non l'ho capita questa. Non capisco. Perché se vuoi avere salva la vita? Ti posso parlare? No. Non ti posso parlare. Sto sofferendo. Sto sofferendo. Vai Dimitri, spacca. Va bene. Ok, te ne prendi uno, avanza pure. Bene. Ci arrivi a curare la sensei? Sì che ci arrivi. Uccidilo, do it! Amica mia, tu sei la prossima a morire, sappilo. Ok. Abbraccia la Darkness, Master Simo, cedi al tuo lato oscuro e diventa Dark Simo. A per giunta. Allora, innanzitutto vediamo se ammazzando questa si blocca la battaglia. Vladislava. Non penso. Allora, gli facciamo dare il colpo di grazia all'Isitea questa, perché mi sta sul culo, quindi deve morire male. Con la spada arrugginita proprio di picchillo. Ah no! Mannaggia. Pensavo che con la spada arrugginita ti avessi fatto fuori, invece no.
Ok. Mazziamone quanto più possibile, ragazzi. Va bene. Con lancia della distruzione ti faccio un gran male. Con il fuoco prendo tutti. Ok. Ok. Non ci arriviamo ad ammazzarla la bestia. Non ci arriviamo ad ammazzare la bestia, purtroppo. Vabbè, ragazzi, io ci provo. Poi quello che succede, succede. Anche se perdiamo un po' di PXP non fa niente. Non ci posso credere! Cerchiamo di resistere un altro turno. Tu sempre non ci puoi parlare, vero? No. Vabbè. Ci avete provato. Wow. Perfetto, bravissimi. Allora. Dunque. Allora. Se li facciamo fuori. E ti facciamo fuori. Vedo che c'è molto odio e assio nei confronti di di Lorenz in chat. Ve la state sentendo tutta il tradimento. Andiamo di saggista. Ok. Hai voluto fare la figata, bestia, strano. Forse hai aspettato, non direi. Ragazzi, è l'ultima. Allora, non credo possa parlare con nessuno in realtà, perché lui non parla con nessuno. Gli altri non credo che abbiano la facoltà di parlare, anche perché non spuntano linee di dialogo, purtroppo. Nemmeno con Dudu, non penso. Non penso che ci siano linee di dialogo. L'unica che posso fare è provare ad ammazzare questa e vedere se sopravvive. Non ci posso credere. Sto cazzo resiste sta merda. Con la spada però, amica mia. Va bene, brava Petra.
Ok. Per ora te lo concedo. Scaglienere T 48% 33. A pochissimo. Oh. Sei crepata finalmente, grazie. È finita la battaglia? Non è finita la battaglia, ragazzi, non è finita la battaglia. Raga, io non ci sto credendo, veramente. Io non ci credo. Cioè, mi stanno dicendo che lo devo ammazzare. Non lo voglio ammazzare, però. Non ci parli proprio, non volete parlare. Siete incazzati come le iene, giusto? Ragazzi, che vi devo dire? Sono le 18:19 del 22/10/2022 e Lorenz è un figlio di puttana, scusate, perdonatemi. Per avere salva la vita, lo sta facendo perché suo padre si è messo col fottuto impero, questo, sono sicura di questo. Non lo sta facendo perché vuole aiutare Edelgard. È andata. Non sei morto. Non sei morto. Grande Lorenz. Ok. Ok. Allora ha un senso che io ti abbia preso. Sì, persuadi. Bravo Lorenz. Gli arriva qualcuno da dietro con un coppino atomico. Lode ovviamente a Ferdinand. Vabbè ragazzi, in ciccioli, lo spoiler che ho fatto prima non è uno spoiler a sto punto. Sto con Dimitri. Non è uno spoiler a sto punto. Quelli che tu non prendi, li penso che si trovino tutti quanti qui. Se li hai presi prima, li puoi persuadere. Se non li hai presi prima, dai gran attacchi. Questo ho capito del gioco. Io sto col biondino pazzo, ma sempre il Kokoro è di Dimitri, ragazzi. Il Kokoro è di Dimitri. Gli appartiene di diritto. Ok. Dudu, omae, naze koko ni iru? Omae wa shinda hazu da. 5年前に同胞に救われたのです。あの時のダスカー人たちに。ダスカー人？まさか5年前の彼らか。殿下、俺は申し上げましたね。必ず本懐をお遂げくださいと。今から再び
俺は殿下の剣に盾になりましょう。ですから殿下、俺に見せてください。あなたが願いを遂げるその瞬間を。ドゥドゥ、ならば代わりに一つここで誓え。もう二度と自分の命を捨てるような真似はするな。はっ。しかし本当に愚かだな。あの女のために死を選ぶなど本当に愚かだ。Cosa ti gruccia? Sana. Rimpiangi di averli uccisi? Yatsura wa hito no kao o shita kedamono da. Korosaneba naranai. Dakara koroshita. Sore dake da. O futari tomo soro soro o modori kudasai. Kongo no hoshin o hanashii aimashou.いやいや、そんなことを言われてもだな。まったく、一体何の No! No, ragazzi, voi vi ricordate che questo... No! おい、その娘どこから連れてきた？この軍は個人じゃないんだぞ。それが、その近くの村の娘のようで、どうしても我が軍に参加したいと。Ragazzi, ve lo chiedo in chat, ve la ricordate che è questa, vero? Io prevedo guai. Io adesso prevedo guai. Non te la ricordi, Vale? Non te la ricordi nemmeno tu, Xanx? Vi ricordate che c'era una scena che mi era piaciuta particolarmente di Dimitri, una scena abbastanza bastarda, in cui c'era uno dell'impero in ginocchio e lui che gli diceva... che era un animale, che non valeva niente, che era uno scarto e sarebbe morto, tipo in mezzo ai vermi. Aveva una sorella questo tipo, dell'impero. Che mi pare che sia morto, tra le altre cose, questo ragazzo. Andiamo avanti. Dakara te toshiamo ikan musume o yatoeru ka? Sassa to oya no tokoro ni kaeshite koi.家族はもういません。帰る場所なんてどこにもない。私、魔法が使えます。戦います。炊事もお洗濯も何だってやります。その年なら別な働き口もあるだろう。ジョちゃん、なんでこの軍にこだわる？それは復讐のため、殺された兄の仇を討つためです。殿下、どうします？好きにさせてやればいい。ありがとうございます。No, no, ragazzi, no. 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 Ora.草月の章、大樹の節、鉄血の樹字詩。ミルディン大橋を制圧した王国軍は帝国領内へ侵攻を開始。対する帝国軍はメリセウス要塞に兵を入れてこれを迎え撃たんとしていた。Ora vi parlo, è il tempo che finiscono le cutscene. Perché ho un pessimo presentimento, un pessimo presentimento. Sacchi Hodo.密偵から報告がありました。
どうやら帝国はメリセウス要塞に兵を集めているようです。我々がミルディン大橋を攻め落としたのに対し、早速手を打ってきたのでしょう。その規模は我らの倍以上。おそらく皇帝自ら軍を率いるのではと。またリーガン家のクロードは早々にグロスタール家と講和すると、同盟諸侯を糾合して兵員をかき集め帝国領に侵攻する準備を進めているとか。このまま行けば3つの勢力がグロンダーズで衝突することになりますな。Proprio come 5 anni fa。干渉に浸りたいならよそでやれ。しかしこの戦力差は困ったものですな。我らは勢ぞろいといえど少し心もとない。ええ、できることなら今からでも援軍を要請したいところですが、王国の主要領主のうち他に頼れる勢力があるとすればカロン家でしょうか。Perché proprio loro? ええ、カロン家も帝国への親従を表明していない家の一つです。で、そんなカロン家は私の実家でもあるってわけだ。よし、私が父様に頼んでくる。今の状況なら断られるってことはないさ。私を守ってくれた教団の頼みとなりゃ力を尽くして応えてくれるはずだ。ええ、頼みましたよカトリーヌ殿。今の段階でやれることはこの程度でしょうか。そうですな。他に打てる手があるとすればそれは。Di allearci con l'alleanza? そうですね。同盟とは直接ぶつかる理由もありません。仮にカロン伯の協力が得られたとしても、帝国との兵力差は埋まりようがない。ですが、我々と同盟とが手を結べば、帝国に拮抗しうる勢力となるでしょう。Aspettiamo prima di fare la mossa. そうですね。ですが、対応が後手に回れば不利になる。ひとまず使者を送り、同盟側の腹を探るとしましょうか。In questo senso, aspettiamo. 決戦の地がグロンダーズとは、あなた方にも思い出深い場所でしょうに。十字飛戦の時は、私たちが勝ったのよね。なんだか、ずっと昔のことみたい。どうしても思い出してしまいますね。思い出したくなんかないのに。戦いの後の食事、よく覚えています。本当に美味しくて楽しかった。ダメだよ、やめてよ。せっかく思い出さないようにしてたのに。やっぱりこんなのおかしいよ。一緒に学んできた仲間と戦うなんて。皇帝陛下に直接言ってみたらどうだい。聞いちゃくれねえだろうけど。敵が何であろうと、俺は殿下のために戦いましょう。おい、イノシシ、勝てる見込みは？さあな。もし負ければ、俺たちはお前のために死ぬことになるな。フェリックス、そこまでにしておけ。勝てばいいだけの話だ。出立までに心を決めておけ。殺される覚悟も、殺す覚悟も、帝国は言わずもが、同盟と剣を交える可能性も十分にある。かつての学友を斬ることにもはや躊躇はないと。斬らねばならないなら斬る、それだけだ。Allora, siamo giunti alla fine della live ovviamente, perché noi faremo un explora, quindi intanto salviamo, perché bisogna salvare, ma prima di salutarci, una piccola riflessione. Ora questa tipa si è unita a noi, cerca vendetta perché ha ucciso suo fratello. Suo fratello
Non ricordo se è stato esattamente Dimitri ad ucciderlo. O se sia stato qualcun altro. Ma sicuramente Dimitri è la testa che vuole. Quindi, in qualche modo, quando meno ce lo si aspetta, è molto probabile che sta tizia cercherà di assassinare Dimitri. Ora, sono due le cose. O Dimitri è abbastanza scaltro e la ammazza, prima che lei possa fare qualcosa. O qualcuno lo fa al posto di Dimitri salvandolo. O terza opzione, e siccome conosco bene Fire Emblem e sappiamo che ci sono i drammi, perché ci devono essere i drammi, muore qualcuno per Dimitri. Posso anche sospettare chi. Spero che anche voi abbiate capito a chi mi sto riferendo e spero che non sia questa terza opzione, perché io piango, ve lo dico. Io ve lo dico che piango, lacrime amarissime, perché già stavo piangendo solamente perché Dudu era vivo e si sono riconciliati e quello è sembrato che Dimitri quasi si illuminasse a vederlo. E nonostante tutto qualche pensiero se lo sta facendo, sta ritornando il Dimitri di sempre in qualche modo, qualche barlume c'è. E quindi io in questo momento c'ho il cuoricino piccolo piccolo, perché mi sa che le prossime due live che ci aspettano, a parte che è questa la scena del Kill Every Last One of Them, questa battaglia qui. Perché l'hanno detto, si riuniranno praticamente alleanze impero e regno del Fergus. E niente, Sativa è stato un errore. Non doveva venire, non doveva abbassare la guardia in questa maniera. Piuttosto la uccideva lì sul posto. Non doveva farlo. Niente ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti qui con me fino alle 18.34. Avrei voluto fare un pochino di meno, però... pazienza, è giusto così, è stata una bella puntata, non abbiamo perso un fotogramma, questo mi rende strafelice ragazzi, un fotogramma non è stato perso oggi, quindi penso che la live sia andata molto 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 bene e tra le altre cose spero che anche l'audio che avevo sistemato abbia dato quello sprint in più di qualità. E per il resto passate un buon fine settimana, un buon sabato e una buona domenica e ci vediamo noi prossimo sabato qui su Fire Emblem. Un applauso ai criceti, esatto, hanno lavorato bene questa volta. Not even a single frame was lost that day, esatto. E, tra le altre cose vi preannuncio che la live di Digimon Survive arriverà molto presto, perché ho scoperto, grazie anche ad amici che ci stanno giocando, che praticamente per sbloccare e fare praticamente una perfect run in generale, per sbloccare alcuni Digimon devo aver, diciamo, completato, anzi dovrei fare tutte quante le run e quindi poi sbloccarlo. E quindi ho preferito fare in questa maniera, finisco la run Armonia, che è quella che sto facendo, ho fatto la run Morale e l'ho finita, sto facendo la run Armonia, faremo la perfect run assieme e poi mi farò la Furia per i cavoli miei, per completismo. Hai preso Persona 5 Royal, l'ho comprato oggi, mi arriverà lunedì, quindi yes! Anche Persona 5 mi stanno dissanguando, perché mo esce anche Crisis Core, escono uno appresso all'altro, hanno messo anche il Next Order per la Switch, ragazzi, Next Order, ve lo ricordate Next Order? Mi manca tanto il Next Order, i miei poveri Digimon, ecco. Quindi arriverà molto presto la run di Digimon Survive, non so se soppianterà questa appena finisce, o se questa verrà sostituita da Tales of Vesperia, come avevamo detto, e faremo extra Digimon Survive, però comunque vi terrò aggiornati. Vi volevo dire questa chicca perché giustamente mi manca solo una run per portarvi Digimon Survive in ciccio. Vi ringrazio ancora per essere rimasti, un bacione, buon fine settimana, ciao ciao!